presenza e nella sua testimonianza Massima D'Angelo, nata a Latina il 28 giugno di pochi anni fa, e lei inizia a giocare a tennis, che è cosa della sua vita e ancora della sua vita, a 5 anni, e a 12 è convocata già al centro, come si chiama? Centro federale, non sono assolutamente esperto di tennis. E dal 98 al 2010 è tennista professionista. Nonostante una formazione congenita che le impedirebbe naturalmente di giocare, la sua determinazione, la sua forte motivazione, a dispetto dei dolori che le provoca ogni partita, le raggiunge delle vette, dei risultati importantissimi nel suo mondo, nello sport del tennis. Immaginate che nel 2006 vince la Coppa del Mondo a squadre, insieme ad altre celeberte tenniste che conosciamo tutti quanti noi, Casaltana, Schiavone, Vinci, Netta, arriva a piazzarsi al 27° posto nel ranking come mondiale, come singolo, e al 5° posto in coppia, nel doppio, si dice giusto. Ma la vetta più alta la raggiunge probabilmente il 2 novembre del 2010, quando sulla montagna delle apparizioni a Međugorje avviene quello che richiama non la conversione ma un riavvicinamento al Signore. Di questa esperienza e di molto altro lei ne parla nel suo libro del 2013, e lo prometto, il cui sottotitolo, scusate, è un po' lungo, però è un programma importante, ma colpito molto. La partita della vita, la forza della fede, il coraggio di rialzarsi. Nel 2011 annuncia il suo ritiro dalla politica, ma non per questo cessa il suo impegno per lo sport. Infatti lei oggi è consigliere del CONI, consigliere della Federazione Nazionale Tennis, e continua appunto a lavorare tra i giovani per portare i valori positivi, buoni dello sport. Per chi fosse interessato, Massima D'Angelo è single, ma è soprattutto il più importante, a maggio uscirà il suo secondo libro, Match Point, con la preparazione di Giacomo. Io ringrazio molto quello di ascoltarla qualche minuto fa in anteprima, e posso già ringraziare per quello che mi dà. Grazie. Buonasera a tutti, mi alzo. Sì, va bene per la telecamera, ci siamo. Va bene. Grazie mille per la bellissima presentazione, grazie per l'invito. Per me è una gioia essere qui e tornare nella Puglia, terra che adoro, e raccontare la mia storia, raccontarvi quella che è stata ed è la mia vittoria più bella, il mio trofeo più importante, e che è l'incontro con la fede. Però voglio partire da chi era Mara prima di questo meraviglioso incontro, chi era Mara da piccola. Quindi io, come è stato ricordato, ho preso la racchetta in mano per la prima volta all'età di 5 anni e avevo questo grandissimo sogno di diventare una tennista professionista, di un giorno calcare il campo centrale di Wimbledon. Non so quanti di voi conoscono un po' il tennis, quanti di voi giocano a tennis, vedo tanti giovani. Chi gioca a tennis? Dovrebbe essere uno sport che in Puglia, con due grandissime campionesse quali Flavia Pendetta e Roberta Vinci, è praticato tantissimo. Qui non vedo tennisti, però brevemente i tornei più importanti nel tennis sono quattro: sono Wimbledon, Roland Garros, US Open e Australian Open. E il mio sogno, come il sogno di quasi tutti i tennisti, è quello di calcare il campo centrale di Wimbledon, che è il tempio del tennis. Quando ero piccolissima, guardando un match dell'allora mio mito tennistico Martina Navratilova, i più grandi sicuramente sanno chi è, ero a fianco a mia mamma
e le dissi: mamma, un giorno anch'io calcherò quel campo centrale, un giorno anch'io diventerò una tennista professionista. Avevo 9 anni, mi ricordo, però quella promessa è stata una promessa che mi ha portato ad andare un po' contro tutto e tutti, ed ora vi spiegherò il perché. Dico questo perché la mia infanzia è stata caratterizzata da tantissime sofferenze, da un'infanzia sicuramente non facile, con la separazione prima dei miei genitori, quando io ero piccola, avevo una decina d'anni, spesso anche scene all'interno della famiglia violenza che noi figli abbiamo dovuto subire, per poi arrivare all'età di 16 anni con la nascita in cielo di mia madre, a me piace chiamarla così, quindi non morte, ma oggi riesco con gli occhi della fede a vederla come una nascita in cielo. Quindi mia madre è mancata in questo incidente stradale, era il novembre del 97, io quella sera sarei dovuta salire sulla sua autovettura e invece pochi minuti prima scelsi di salire su un'altra autovettura e mia madre ebbe questo incidente stradale che la portò a cadere in un burrone di oltre 100 metri. Quindi per me, da quel famoso 23 novembre del 97, questa promessa che le feci è diventata la mia più grande ragione di vita. Io dovevo assolutamente arrivare a raggiungere quello che era il suo sogno e poi di conseguenza il mio sogno. Mi buttavo continuamente sul tennis, anche forse per non pensare a tutto questo dolore, e lo sport mi è servito tantissimo a questo. Ero già nelle squadre nazionali, attorno alla 200ª posizione del mondo, quando iniziai, dopo dei match molto duri, intensi e altrettanti allenamenti, a sentire un dolore al piede sinistro che mi portò a fare degli accertamenti, a capire da dove proveniva, e un luminare del piede, un podologo, mi disse, dopo una visita molto approfondita, che era impossibile che io potessi giocare a tennis a livello professionistico. Quindi per me, ricordo che uscii da quello studio medico con le lacrime agli occhi, però nei giorni successivi, riacquistando lucidità, convinta, mi convinsi che sarei ritornata da quel medico con dei risultati, che avrei dato tutta me stessa per onorare quella promessa e per raggiungere quello che era un mio grande obiettivo. Le difficoltà sono state tantissime, ve lo assicuro, però la motivazione era altrettanto forte, perché, come vi ho raccontato, nasce da questa promessa, ma il tennis era tutta la mia vita, il mio fuoco. Dovevo assolutamente arrivare su quel campo centrale e ci sono arrivata per la prima volta nel 2005, ci ho giocato in tantissime occasioni. La primissima è stata contro l'allora ed attuale numero uno del mondo, vediamo se siete preparati. Vi racconto questo aneddoto anche per farvi capire qual era il mio rapporto con il Signore. Lo racconto anche nel mio testo, inizio proprio
sei riuscito a portare a casa. Stavo giocando molto bene, avevo vinto parecchie partite prima di quell'incontro, avevo superato le qualificazioni, avevo vinto il primo turno del tabellone di Wimbledon e mi trovavo di fronte Serena Williams, che è la regina degli ultimi anni nel tennis, però entra in campo senza più di tanto timore reverenziale, convinta quantomeno che potessi giocarmela alla pari. Vinsi il primo set, stavo conducendo anche nel secondo, quando all'improvviso, in uno spostamento laterale, iniziai a sentire questa finta fortissima al piede, che mi portò, ahimè, a non potermi più muovere come nel set precedente, come avrei voluto. Quindi persi il secondo set e chiesi dal regolamento, come avviene nel mio sport, i classici 3 minuti per andare al bagno e constatare come erano le condizioni del mio piede. Entrando in quelle 4 mura gelide nel bagno del campo centrale di Wimbledon, avevo pochissimo tempo, quindi l'unica cosa che feci fu sfilare il calzino e vidi che c'era tantissimo sangue e che il tape, cioè il bendaggio che io dovevo costantemente fare per alleviare un pochino la sofferenza, era completamente staccato. Quindi, ahimè, io dico ahimè perché iniziai a, oltre a piangere, ad imprecare contro Dio. Vi dico questo episodio proprio per farvi capire qual era il mio rapporto con il Signore prima di quel famoso viaggio di cui parlavamo, prima del novembre del 2010. Era un rapporto nel chiedere solamente nel momento del bisogno, nel non ringraziare delle tante cose belle che invece il Signore mi donava e che io non riuscivo a vedere. E questo mi portava tantissima insofferenza, tantissima infelicità. Avevo tutto quello che il mondo pensa che sia tutto, quindi la fama, la ricchezza, il successo, ero servita e riverita, ho girato tutto il mondo per anni, perché ho giocato a livello professionistico per diversi anni, nei posti più esclusivi, più belli, hotel a 5 stelle, la stampa che mi portava in alto, prime pagine, titoli dei giornali, però ero estremamente infelice, sempre alla ricerca di qualche cosa in più, sempre alla ricerca di un titolo più importante, di una scalata migliore al ranking mondiale, di cose materiali, cose futili. Pensavo di essere felice con una borsa in più o piuttosto con un gioiello in più, ma quello mi provocava tantissima infelicità invece. Un altro episodio, sempre tennistico, che potrei raccontare, avvenne quando vinsi Roland Garros, vi dicevo, i 4 tornei più importanti, quindi Roland Garros è uno dei titoli più importanti al mondo, in coppia con un'australiana vinsi quel successo e successivamente, 2 settimane dopo, c'era Wimbledon, quindi in doppio facemmo semifinale a Wimbledon, quindi una scalata incredibile che da lì a breve mi portò ad essere il numero 5 del mondo in doppio. E dopo quella partita, che tra l'altro perdemmo per pochissimi punti contro la coppia numero 1 del mondo, io uscii dal campo invece di essere felice per tutti quei bellissimi risultati. Ero insoddisfatta, non riuscivo a godere di quelle vittorie, ero sempre alla ricerca di qualche cosa in più. Capite bene quant'era il turbamento dentro di me. E da lì a breve, poi a causa di questa malformazione al piede, la mia postura era errata, quindi si scatenò un nuovo problema sempre al piede.
caso dovevo operare chirurgicamente, quindi mi fermai, ebbi questa operazione, 9 mesi di lungo stop, e io mi chiedevo quale doveva essere il mio futuro, cosa potevo fare. D'altronde avevo sempre solo giocato a tennis, e ricordo che ad una cena con un amico fraterno che sicuramente voi tutti conoscete, il giornalista Paolo Rosio, mi convinse a fare questo viaggio, mi invitò a fare questo viaggio ed andare a Medjugorje. Premetto che io ero molto scettica e andai più che altro per accompagnare mia nonna che ci teneva tanto. Oggi capisco le tante preghiere che faceva mia nonna quando ero piccola, le tante preghiere che faceva mia mamma quando ero piccola, e dico sempre che ogni preghiera ha un suo valore, non è mai sprecata. Ogni preghiera arriva veramente al Signore, perché mia nonna e mia madre hanno tanto pregato perché io mi avvicinassi al Signore, perché io da piccola non ne volevo proprio sapere. Quando mia nonna mi voleva portare a messa, io facevo di tutto per non andarci. Quindi l'accompagnai a Medjugorje, non sapevo assolutamente nulla di quello che avveniva in questo luogo santo. Ne approfitto davvero un pochettino. Dicevo, non sapevo assolutamente nulla di quello che avviene in questo luogo santo. Mi spiegarono un po' la storia, quindi sicuramente voi tutti parte la conoscete, le apparizioni. Io mi chiedevo, ma che cosa sono le apparizioni? Quindi iniziai un attimo a conoscere, a studiare quella che è la storia di Medjugorje. E ricordo il momento in cui poi avvenne il miracolo più grande della mia vita. Era il 2 novembre del 2010, quando assieme ad un gruppo di pellegrini volevamo essere i primissimi nel momento in cui Miriana, quindi una delle 6 veggenti, avrebbe avuto l'apparizione sulla croce blu, sulla collina. E quindi passammo tutta la notte in sacchi a pelo, ci alzammo prestissimo all'alba per essere proprio lì. Io ci tenevo a sperimentare qualcosa di nuovo, a conoscere e a capire da dove proveniva tutta quella felicità e quella gioia che io vedevo negli occhi delle persone che stavano a fianco a me. E su quella collina sgranai per la prima volta nella mia vita un rosario. Ricordo i tanti canti, i tanti momenti di preghiera, di lode al Signore. Avevo a fianco a me tantissime persone che invocavano lo Spirito Santo. E quello che mi rimase proprio impresso era proprio la pace, la serenità, ripeto, la gioia nelle piccole cose. Ero in quel sacco a pelo, non avendo nulla con me, dormivo pochissime ore logicamente dentro quel sacco a pelo, ma sui sassi, al freddo, al gelo. Ad un certo punto è iniziato anche a piovere, però io dentro di me sperimentavo una pace, una serenità, una felicità che non avevo mai vissuto prima. E ripensavo ai tanti momenti che vi ho raccontato negli hotel 5 stelle, dove invece il mio cuore era arido, dove provavo un'estrema solitudine e infelicità, e vedevo
il mio futuro senza nessuna speranza. In quella collina poi ho avuto la grazia di vivere dei momenti veramente molto forti, molto intensi, di sentire veramente la presenza del Signore, che mi ha dato dei segni forti. Ma io ripeto sempre che molte persone vanno per vedere i miracoli, il sole che gira, piuttosto che i segni che si, lo sappiamo, non nascondiamoci, che tante persone sono alla ricerca. Ma io dico sempre che il miracolo più grande sia la conversione del cuore, sia quello che è avvenuto, che io ripeto sia avvenuto nella mia vita, se ripenso a quello che era Mara prima, quindi sempre solo concentrata sul successo, su Dio, sul prevalere verso gli altri, senza nessun tipo di umiltà e di ringraziamento verso Dio e le tante cose belle che avvenivano nella mia vita. In quella esperienza io ho sentito forte, tant'è che poi di lì a pochi mesi ho annunciato il mio ritiro dalle competizioni a livello professionistico, di dover appendere la racchetta al chiodo, di intraprendere questo percorso di fede. Premetto che quando andai a Međugorje non ero nemmeno crismata, avevo proprio sete di conoscere Gesù, di accostarmi ai sacramenti, di stare a fianco a persone che mi potessero insegnare qualche cosa, di andare a messa, di leggere la Bibbia, di pregare, di veramente sperimentare quello che oggi mi porta ad essere veramente serena e felice. Ho perso tutto quello che il mondo pensa che sia tutto, ma ho veramente tutto perché ho Dio. E questa penso che sia la testimonianza più bella che si possa portare. Io più che fare un monologo mi piacerebbe creare un momento di unione. Se ci sono qualche domanda, altrimenti insomma prendiamo spunto da qualche momento per continuare a fare delle riflessioni. Se avete domande in qualsiasi momento alzate la mano. Ero ad Andria pochi giorni fa in un palazzetto con oltre 100.000 persone ed è stato un momento particolarmente forte perché è stata una giornata intera di preghiera, insomma il vescovo lei è di Andria, quindi della diocesi di Andria. Ah, fantastico. E raccontando la mia storia dicevo quanto questi incontri mi arricchiscano, quanto magari si possa pensare che sia io a portare qualche cosa a voi con la mia testimonianza, ma vi posso garantire che invece siete voi con il vostro ascolto, con i vostri sguardi, che date qualche cosa a me e io ritornando poi a casa vi porto qualche cosa di importante e di bello, perché come dicevamo prima il mondo di fuori e soprattutto il mondo che vivo io non è facile parlare di Gesù, non è facile aprire il proprio cuore, non è facile portare la testimonianza. Io penso che ognuno di voi nella vostra vita, per le persone che acquisiscono nella vostra vita potete avere delle difficoltà ad aprire veramente il cuore, perché ci si può sentire feriti. Quello che è capitato anche a me all'inizio del mio riavvicinamento o conversione, come si vuole chiamare, al Signore, perché purtroppo le logiche del mondo ci portano necessariamente a prevalere sull'altro,
necessariamente a cercare di avere sempre ragione. E quindi incontri come questi a me danno tanta forza nel testimoniare semplicemente con l'esempio, nel cercare di portare la parola del Signore nei miei ambiti. Oggi rivesto una carica istituzionale all'interno del Consiglio della Federazione Italiana Tennis e Coni, quindi ripeto, ambiente dove non è sempre facilissimo, e con l'esempio penso che sia la testimonianza più grande. Volevo rompere il ghiaccio per qualche domanda che forse ci può essere anche utile per comprendere un po' i nostri percorsi. Due domande. La prima, il pellegrinaggio è stato decisivo, è un mezzo per il quale il Signore si è servito. Ecco, dopo il pellegrinaggio, il ritorno alla vita normale, che cosa è stato importante per continuare questo percorso? E poi un'altra domanda, io credo che il Signore ci dia dato un'opportunità nella nostra vita per riavvicinarci a Lui. Però ecco, ci sono sempre delle resistenze. Dicevi bene, a volte vogliamo avere sempre ragione, ci creiamo così degli anni. Ecco, quali sono state le ultime resistenze che il Signore ha dato? Quindi queste due domande. Dopo il pellegrinaggio delle resistenze. Grazie per i bei spunti, ci sarebbe tanto da dire. Dopo il pellegrinaggio fondamentale è stato il trovare un punto di riferimento, trovare una comunità della quale faccio ancora parte, è una comunità che si chiama Nuovi Orizzonti, fondata da Chiara Mirante, che mi ha veramente salvato la vita. Ho trovato veramente una famiglia spirituale e potrei raccontare tantissimi aneddoti dove mi sono sentita veramente accolta e amata per quello che ero. Quindi non Mara Sant'Angelo, la tennista professionista famosa, eccetera eccetera, ma semplicemente Mara, perché nel mio percorso tennistico ero sempre stata abituata e trattata per quello che valevo su quel rettangolo di gioco, e ricordo queste parole forti anche nella mia primissima professione che feci proprio a Medjugorje. Lo sappiamo, Medjugorje è riconosciuta anche per essere il confessionale del mondo, e lì veramente ho trovato file di ore e ore e ore di persone che volevano accostarsi a questo sacramento, quando noi spesso abbiamo il confessore libero e neanche ci mettiamo in umiltà a raccontare quelli che sono i nostri peccati perché pensiamo di non averne. Ecco, questa era la mia idea, quindi andai a Medjugorje sperimentando anche la mia prima confessione con questi pregiudizi. Ma io che cos'è che ho da raccontare a questo sacerdote? Ma che cosa mai mi potrà dire? Pensavo. Vedete il miracolo, poi il miracolo che fa il Signore. Pensavo, ma perché devo raccontare i miei peccati? Ma d'altronde non ho fatto nulla di male. Invece poi, accostandomi a questo sacramento, sperimentai innanzitutto una grandissima gioia, ma altrettanto si può chiamare, oltre a pace, tanto amore, cioè accolta in quelli che erano i miei difetti, in quelli che erano i miei sbagli, e mi fece proprio lo screening di quello che è
stata la mia vita, quindi di Mara sempre sono trattata per quanto puoi dare agli sponsor, per quanto puoi vincere sul campo da tennis e non per quello che è veramente la persona. E quello che io ho trovato nella mia comunità è proprio questo, cioè il fatto di essere trattata come ognuno di noi, come figlio, essere amato per quello che siamo, con i nostri difetti, con i nostri pregi, perché siamo continuamente in cammino. Ma il bello di tutto questo è che è un viaggio che dobbiamo continuamente allenarci, uso questo termine prettamente sportivo, però di perseguire giorno dopo giorno. Anche il nostro viaggio verso la fede è come una piantina che va annaffiata giorno dopo giorno, con tanta preghiera, con tanto aiuto dai nostri fratelli. Quindi penso solo che la comunità è un punto di riferimento, sia veramente fondamentale, ed è bello ritrovare diocesi, parrocchie affollate come questa. Quindi penso che questo sia un punto molto importante, una grande partenza, che il viaggio continua e non finisce mai. Siamo in Quaresima e prendo spunto da questo momento di grazia per prendere una delle più grandi resistenze del porre delle scuse dell'andare a messa ogni giorno. E ho fatto come Fioretto per questi 40 giorni di andare invece a messa ogni giorno, mentre, ripeto, nelle altre parti periodi dell'anno a volte pongo delle scuse, metto delle scuse, degli altri, una grande resistenza che spero che il Signore, dopo la Quaresima, mi dia questo percorso di continuare, perché è una grande grazia, perché accostarsi al sacramento ogni mattina, iniziare con la Santa Messa, vi assicuro che vi dà una carica incredibile e che ti porti dietro per tutta la giornata. Iniziare con il Vangelo, iniziare con una bella meditazione, con prendere Gesù. Ecco, questa è una delle mie più grandi resistenze che spero di dire. Non siate timidi. Ecco, lì c'è una domanda. Signora, ha bisogno del microfono. Buonasera, saluto il vescovo e volevo fare una domanda alla signora Mara. Volevo chiederle, se lei non avesse avuto quella problematica al piede, se non sbaglio la sindrome di Morton, avrebbe voluto continuare a fare, comunque prima del suo percorso di fede, avrebbe voluto continuare a fare la tennista? Quindi dare testimonianza attraverso lo sport della sua conversione. Bella domanda, la ringrazio. Ho avuto due problemi al piede, sia il neuroma di Morton, che per chi non lo conoscesse è un nervo tra il quarto e il quinto dito nel mio caso, che ho dovuto asportare nel 2009. A causa di questa malformazione, quindi ognuno di voi sotto l'albero
partito, poi a causa di una postura errata e di questo dolore si è concatenato questo nuovo problema fisico e che ho dovuto intervenire a livello chirurgico. Io sì, sicuramente dopo l'operazione, se non avessi più avuto un problema originario, probabilmente avrei continuato a giocare a tennis, solo che il dolore era troppo, non ce la facevo più a soffrire dentro il campo da tennis. Immaginatevi che comunque, come nell'episodio di Serena Williams, ci sono state tantissime altre occasioni di match, quindi di partita alla mia portata, che potevo vincere, ma che poi non sono riuscita a portare a casa a causa di questo problema. Molti mi chiedono anche, ma avresti potuto fare di più secondo te se non avessi avuto questo problema? Io rispondo sempre che al di là del numero che sono riuscita a raggiungere, sono veramente in pace con me stessa perché so di aver dato il mio 100% in quello che è stata la mia carriera tennistica, ho dato il mio massimo e oggi, solo oggi, con la grazia della fede, con occhi diversi riesco a dire grazie anche a questo piede malandato, anche alla perdita di mia madre, perché è stato tutto un percorso che mi ha portato ad essere quella che sono io oggi. È stato molto difficile riuscire ad arrivare a dire questo. È stato molto difficile per me riuscire anche a perdonarmi e la fede mi ha dato anche questa grazia, in un rapporto non facile con i miei genitori, soprattutto con mia madre, che lui mi ha raccontato, ha perso all'età di 16 anni e in un momento in cui un adolescente, nel mio caso molto ribelle, avevo un rapporto un po' conflittuale, quindi nel momento in cui lei se n'è andata mi sentivo molto in colpa forse per non essere salita su quell'autovettura e non essere volata insieme a lei, o forse per non essere salita e non averla salvata, o forse per non averle dimostrato tutto l'amore che provavo, perché era una ragazzina che voleva essere amata come lei voleva, senza accettare le decisioni e le scelte di mia madre in quel momento, anche di essersi separata da mio padre. Quindi la fede mi ha dato il dono del perdono, che penso che sia un passo necessario per essere in pace con noi stessi, almeno per me lo è stato, perché su quella collina, ripensando poi a tutta la mia infanzia e anche al rapporto con mia madre, lacrime ne sono scese, proprio queste lacrime mi hanno risanato tutte queste ferite, mi hanno permesso di perdonare prima me stessa e poi di conseguenza mia madre per oggettivamente, obiettivamente i suoi errori, perché penso che qui ci siano tantissimi genitori e inevitabilmente si sbaglia. Penso che sia il lavoro più difficile al mondo, pur amando i nostri figli, inevitabilmente gli errori se ne fanno, quindi anche mia madre ha sbagliato in qualche occasione, ma io non riuscivo ad accettarla, non riuscivo a perdonarla, e vi posso assicurare che questo passo fondamentale che oggi mi porta a sperimentarlo anche nella vita di tutti i giorni, perché abbiamo sempre qualcuno da perdonare e abbiamo sempre bisogno di perdonare noi stessi. E anche questo è un cammino, ma penso che sia stato il passo più bello che possa essere riuscita a fare.
e chiedo la grazia al Signore di riuscire sempre a perdonare. C'è il tempo per altre due domande prima di tutto. Io vorrei fare due domande. La prima è. La prima è qual è il sogno di Mara oggi, sia nella vita, e qual è il sogno di Mara oggi nella fede. E poi la seconda è che ci sono tanti giovani qui. Qual è il messaggio che potresti donare a questi ragazzi, a questi giovani, oggi che sono in cammino nella fede? Grazie. Allora, il sogno di Mara è quello di... Parlo dalla promessa che feci a mia madre e che oggi, nel libro lo racconto alla fine, faccio alla Madre Nostra, quindi a Maria, alla quale io devo tutta la mia vita perché mi ha portato a Gesù, mi ha portato a Dio. E questa promessa, che poi è il mio sogno, è quella di vivere nell'amore, è quella di poter donare amore, se Dio vorrà, ai miei figli, alla mia famiglia che vorrei riuscire a costruire. Prima è stato detto Mara è singolo, si rideva anche su questo dietro le quinte, ma come se Mara Sant'Angelo è singolo? Sto aspettando l'uomo giusto per costruire una famiglia, per crescere i miei figli, ripeto, nell'amore, e questo è il mio sogno più grande. Per quanto riguarda i ragazzi, io sono molto contenta che oggi siano presenti e vi posso assicurare che ne incontro tantissimi, soprattutto per un progetto molto bello, un progetto sociale che assieme a due multinazionali stiamo portando in tutte le scuole d'Italia. Brevemente, siamo tantissimi ex atleti che entrano nelle scuole per aiutare i giovani ad introdursi nel mondo del lavoro tramite la metafora sportiva e parlare dei valori dello sport, e io con la mia testimonianza ci fido sempre la fede. Quello che cerco di consigliare ai ragazzi, soprattutto ai tanti che mi scrivono anche sui social, è quello di partire dalle proprie passioni, quello di cercare di capire veramente quello che piace più fare, per costruire anche poi dopo il proprio futuro e di iniziare a pensare già oggi a quello che è il futuro, quello che è il domani, perché i giovani hanno questa tendenza, e lo posso testimoniare dopo tantissimi incontri, di innanzitutto non avere grandissima consapevolezza di quello che vogliono fare da grandi e vedere il loro futuro come ma sì, fra tantissimo tempo, ma poi ci penserò. Invece penso che sia importante avere degli obiettivi ben chiari, avere chiarezza su quello che è il nostro futuro, che voi siete il nostro futuro, siete un futuro importante. E quindi questi penso che siano i messaggi che io umilmente cerco di dare ai nostri giovani, di fare le cose poi con gioia, di partire dai valori più veri. Come dice sempre un mio grandissimo amico Nicola Legrottà, che è il calciatore al quale ho chiesto di fare una breve testimonianza all'interno del mio prossimo libro che uscirà a maggio, il 2 maggio. E lui, un grande atleta di Cristo che ha giocato nella Juventus, nel Milan, e lui ha la forza di testimoniare veramente in ogni momento, in ogni situazione, l'amore per Gesù,
incontra anche lui tantissimi giovani e dice proprio di partire dai valori, dall'integrità, dalla persona, che dobbiamo prima diventare dei uomini o delle donne, più che vere e sane, più che un grande campione di calcio piuttosto che una grande imprenditrice o quant'altro. Dobbiamo partire dai valori cristiani. Ultima domanda allora. La signora da Orbona. No, la signora che è dietro. Buonasera, ciao mamma. E vorrei sapere, ma il tuo rapporto con tuo padre, ti hai parlato molto di tua madre, come è cambiato con la fede, con l'incontro con Gesù? C'è stato un cambiamento? Mi darà saputo per parlare di un altro momento molto difficile della mia vita, perché anche mio padre se n'è andato un anno fa e ho sempre avuto un rapporto buono con mio padre, lui è un grande appassionato di tennis e gli devo tanto per aver messo per primo la racchetta in mano. Prendo spunto per parlare di mio padre di quanto la fede mi abbia fatto vivere la sua nascita in cielo con estrema comunque seppur sofferenza ma serenità. Le persone a fianco a me non riuscivano, lontane dalla fede, non riuscivano a capire come io potessi, ripeto, nonostante la grande sofferenza, perché una perdita di un genitore è una ferita incredibile che non si immagina mai a qualsiasi età, essere gioiosa, essere serena, perché quando sai che tu stai facendo tutto nel modo migliore, quando sai che stai servendo il Signore, se quella è la sua volontà, devi accettarla e portare la croce con un sorriso. Questo è quello che ho sperimentato nel momento in cui un anno e mezzo fa mio padre è andato.